Vai. Siamo in diretta con coach Milicic, un commento a questa vittoria 79-76 di Napoli sul campo del Palaverde. We are obviously very very happy with this win because this is one of the biggest victories for us. We respect Treviso team and we respect coach Vitucci. I know that they're in a tough situation and that's why this game was really really not easy for us, because everybody expects us to win and we know the strength of the Treviso team. So we prevailed the tough moment, but we also were prepared that this tough moment gonna come. And like last game we didn't play very smart, and this game I think we won it with our heads and mental strength to do the right things when it's most needed. Sicuramente siamo molto felici di questa vittoria, è una delle più importanti e più belle per noi. Rispettiamo tantissimo la squadra di Treviso, rispettiamo tantissimo coach Vitucci, eravamo perfettamente consapevoli del loro momento di difficoltà e per questo per noi la partita era molto molto difficile, perché siamo anche consapevoli della loro forza. Siamo stati molto bravi a prevalere nonostante un momento di grande difficoltà e a differenza dell'ultima partita in cui l'abbiamo portata a casa, stavolta abbiamo dimostrato anche una grande grande forza mentale. Continua l'ottimo inizio di stagione della sua squadra. We keep on doing on a very good path in the beginning of the season. What's your thoughts? Grazie mille. We work really a lot, really hard to be in this position. We appreciate it, but we are not walking in the clouds. We are on the ground. We know it's a long journey. A lot of games ahead of us, and we need players to be really calm now and smart, and we need fans to be really hyped and with a lot of fire and emotions when we're playing home. È perché lavoriamo tanto, ne facciamo tanto e con grande passione. Ringraziamo per i complimenti, ma siamo molto consapevoli di dove siamo. Non camminiamo sulle nuvole, teniamo i piedi ben piantati per terra. Sappiamo che è un lungo percorso, abbiamo tantissime partite davanti. Quello di cui abbiamo bisogno adesso è che i giocatori restino calmi e intelligenti e che i tifosi invece si esaltino e vengano al palazzetto a riempirlo per grande passione. Grazie coach, complimenti, grazie.